va a provare, quindi allora, qualcuno di Vigonza conosce penso, qualcuno forse ha fatto un po' difficoltà, forse non so se hai conosciuto sto posto o no. Sì e no, sento. Non mi ricordo, cioè, voi siete più Riviera, quindi c'è anche molta Riviera interna, giusto? Quindi magari sto posto qua meno, è meno frequentato. Infatti il tema della giornata adesso vado avanti io con questo, poi casomai ti chiedo una manovra e la prossima, cioè quello che ci domandiamo è perché siamo qua su questo posto nel corso della, che riguarda la Riviera del Trenta, che riguarda le ville, e cercheremo nel corso di questa oretta, ovviamente saremo qua e anche giù fuori esattamente, a capire il perché. Marino Zamboni, poi ci sarà Don Alessandro che fa un saluto come padrone di casa e anche l'assessore della cultura che gentilmente è venuta qua, e poi cominciamo. Allora, beh, grazie della presenza, la quinta lezione per cui il corso ormai veleggia sulla metà e lo festeggeremo il giorno 10 a Piero di Sacco. Stiamo provando anche una sorpresa per voi e anche per le persone interessate che purtroppo non sono riuscite a scriversi, però ne parliamo. Non ho niente da aggiungere se non augurare buon lavoro, ringraziare la parrocchia che ci ospita, l'amministrazione, abbiamo qui l'assessore che adesso interverrà, l'assessore e l'amministrazione con la quale interagiremo anche sul tema, poi ne parleremo anche tra dei momenti, il tema dell'idrovia, è un tema che ci sta molto a cuore, come sapete, e se qualcuno è interessato, domani andiamo per Argini, proprio per tenere alta l'attenzione sul tema dei nostri corsi d'acqua, e visto quello che è successo sappiamo perfettamente che disastri ci sono stati nella regione che è confinante e che abbiamo avuto in realtà anche noi nel 2010 più vicino e in maniera importante tutto il Veneto nel 66, per cui un tema, quello degli argini, quello dei fiumi, quello del completamento di idrovia che noi teniamo sempre molto alto. Se qualcuno è interessato a partecipare a questa biciclettata domani, giusto appunto, partiamo da Vigonza per conoscere il territorio. Ecco, detto questo, Alessandro, se vuoi. Buongiorno a tutti, benvenuti. È solo una buona giornata, un buon lavoro da parte mia, buoni lavori. Siamo felici noi di potervi accogliere. Se ci dovessero essere anche, dico, ogni sabato, dovreste venire, noi saremmo felici proprio. Siamo qua. Scusate, fare anche qua la colazione? Ma volentieri, assolutamente sì. Assolutamente. Ancora meglio. Bene, buon lavoro e buona giornata. Don Alessandro, è più presto domani, perché a Vigonza, allora, adesso qua credenti, non credenti, però domani di tre preti ordinati gli occhi di Padova, due sono di Vigonza, uno per aria e uno per loro, quindi non c'è semine nel Don Alessandro, no. No. Sono precedenti. Sono frutti che assorbono. Però diceva qualcuno che ogni prete che manca servono due psicologi nel territorio o due carabinieri, quindi nel senso fanno un buon lavoro. No? Presidio territoriale al di là dopo del tutto il resto. Bene, buon lavoro e buona giornata. Anch'io vi porto i saluti innanzitutto dell'amministrazione e sono contenta di vedere un corso così numeroso, perché vuol dire che ciò che la nostra Riviera offre è apprezzato e incuriosisce anche chi magari già la conosce un po'. In effetti abbiamo aree museali che non sono solo diffuse ma sono all'aperto in tutta la Riviera, e questo credo che sia una ricchezza che dobbiamo considerare quasi unica. Quindi vi auguro una buona lezione. Io colgo l'occasione anche, visto che un piccolo collegamento medievale c'è anche per la lezione di oggi, per invitare tutti alla nostra peraga medievale, anche chi non è del territorio e magari non la conosce, alla nostra peraga medievale, che è una
vera e propria festa in ricostruzione che dal 2 al 5 giugno si terrà al Castello dei Laperana e che farà vivere tutti un momento, un vero e proprio tuffo nel passato medievale. E quindi, siccome il Medioevo permea la nostra città, il nostro territorio, ormai sono 20 anni che la nostra associazione fa questa ricostruzione ogni anno, è sempre più precisa, e quindi sono contenta di potervi invitare, e non so se magari qualche collegamento anche oggi ci potrà essere in quel periodo, e quindi vi auguro buona lezione. Chi vuole può venire in costume. No, è apprezzato, è il costume. La collicina per le donne. Va bene, se direi che possiamo anche cominciare. Ecco, allora, io parlerò con un po' di voce agitata, perché sennò è lunga e poi ho la voce bassa, non si sente, quindi lo faccio con una curiosità, perché questo chiostro l'abbiamo restaurato noi, io e Piero, il mio socio che è qua, anni fa. Bevo un sorso d'acqua, anche perché da dove ho preso la bottiglia, quando abbiamo restaurato, è una delle cose che abbiamo trovato, una bottiglia dell'ultimo restauro, forse fine 800, firmata da un certo Sarto locale. Sarto era un cognome molto diffuso, era lì campanari, qua di Bigonza, e abbiamo trovato questa, che era una cosa murata, tanto per parlare di questo oggetto, una bottiglia con un messaggio che diceva: qui ho operato io, Sarto, non mi ricordo il nome, e descriveva un po' cosa era, cosa aveva fatto in questo luogo. Vai pure con le diapositive. Allora, ci sarà una prima parte di inquadramento generale che sarà scorrevole, e una seconda parte che invece riguarda le cose di Bigonza. L'obiettivo è quello di trovare i collegamenti fra le cose di Bigonza e le cose della Riviera. Nel corso questa lezione fa parte delle parti storiche. Di fatto stavo guardando, dobbiamo ancora entrare in una villa nelle 10 lezioni, ma saranno le prossime 5, tra cui la malcontenta, che penso sia quella di riferimento. Abbiamo visto i nodi idraulici e oggi approfondiremo un po' di storia. Vai pure. E lo faremo guardando come il nostro territorio si inserisce all'interno della Riviera. Con chiaramente il titolo, i contenuti, lo dicono, cerco di non ripeterlo, sono già stati in qualche modo concordati nel corso dell'anno scorso con Antonio Draghi, e questa era una delle mappe che avevamo usato per il museo diffuso, cioè Bigonza, anche se non appartiene alla conferenza dei sindaci della Riviera, a cui si è aggiunta Noventa, ha comunque delle peculiarità che appartengono al mondo della Riviera, perché che sono naturali, come la tergola, la cinturazione romana, che sono questa chiesa, era una delle quattro chiese dei territori della Riviera, assieme a Pianiga, Gambarare, quella di Lugo, storiche, cioè quelle di impianto del 1100. E abbiamo reperti archeologici, tra cui quello più importante, il sacello romano trovato 4-5 anni fa, e come villa abbiamo la corte, quella che è diventata, che si chiama Villa Bettanini, o meglio Corte dei Daperaga, questo, il chiostro dell'ex convento di Santa Margherita, che non è una villa ma rientra nel patrimonio anche dell'Istituto Regionale delle Ville Venete, e Villa Barisoni, su cui è in corso anche un dibattito, che invece è una delle cose, una delle ville perse in qualche modo, che si sta perdendo. Oltre a questo abbiamo un teatro, che è il Teatro Quirino di Giorgia, abbiamo anche delle attività dell'industria recente, cioè a Bigonza c'è la sede del Politecnico Calzaturiero, che è un'entità fondamentale nella Riviera, cioè è uno dei motivi per cui la Riviera è conosciuta nel mondo, anche se tramite la moda, tramite le calzature. Siamo dentro, come Bigonza, nel territorio che è fra Padova e Venezia. Territorio descritto nelle mappe è un territorio che
segna il rapporto fra queste due entità, che è un rapporto di acqua, e ricordiamoci che Padova esiste prima di Venezia. Strabone, il primo geografo, parla nel periodo romano, le modalità con cui dalla laguna, o meglio dal mare, si entrava a Padova, Venezia non esisteva. È un collegamento e poi anche un contrasto, Cornaro Sabadino l'ho messo perché la conformazione attuale deriva anche da un equilibrio fra gli interessi della Padova di terraferma e della Venezia lagunare, quindi sul rapporto delle acque. È un rapporto di strade, la via Regia, la via nazionale, la via quella sinistra Brenta e quella storica, ma c'è anche, abbiamo visto le altre volte a Vigonovo, la via Annia, che è la via storica romana, che in qualche modo non è vicino a Vigonza, ma fa parte dei collegamenti fra queste due città. C'è un terzo collegamento fra le due città, e diciamo che è quello spirituale. Venezia a un certo punto avanza verso la terraferma, Sant'Ilario, che era vicino a dove eravamo la volta scorsa, i Molanzani. Santa Giustina, che è un po' il capostipite invece di Padova, Santa Giustina è la chiesa in Prato della Valle, viene verso i territori in cui sono più evidenti gli interventi nella bassa padovana, Legnano Corezzola, ma anche questo in qualche modo è uno, questo rappresenta uno dei contatti fra le due realtà. Lo leggerete con calma, ma cosa dice lo Scamozzi a proposito della Riviera in generale? Fra tutte le strade d'Italia non vi è altra che si possa uguagliare a quella che da Padova porta a Lizzafusina. Perché? Perché non ci sono tante strade di collegamento acque terrestre che vanno via di pari passo. Queste sono delle mappe storiche, Maggi 1449. Questa è una visione forse tolemaica della Padova. Padova è al centro, questo è tutto il suo territorio, Venezia, i colli, Cittadella, quindi in una visione globalizzante su cui abbiamo estratto questa parte. Forse sono immagini sfocate, ma Padova, Venezia, questo è il Seraglio di Arino, perché il Seraglio di Arino era un'area occupata dalle acque della Tergola in caso di assalto di questi territori da nord-ovest. Con Vigonza siamo collocati in questo posto. Credo ci sia un'altra mappa, che invece è quella dello Squarcione, anche qui i rapporti fra Venezia e Padova, siamo sempre a metà del 400, e quella successiva una curiosità, un ingrandimento per ricordare un po' i nostri luoghi. Sotto Venezia, dove vedete Lizzafusina, i Molanzani, dove eravamo la volta scorsa, Sant'Ilario, che non c'è più, ma che stanno continuando a studiare anche tramite gli scavi archeologici, Stra, quindi questa è la bretella acquea, su cui si colloca da un lato Mirano e dall'altro lato Piove di Sacco. Con Vigonza siamo qua, non so quanto si veda, però è curiosa anche la grafica. Queste sono le ville sono i paesi, i villaggi. Vedete che oltre alle ville ci sono altre caratterizzazioni. Stra ha una torre perché c'era la Bastia, come pure Milano, ancora diversa Piove di Sacco, ci sono castelli, c'è Oriago, c'è ancora questo segno di torri che ripete quella del Seraglio di Arino che abbiamo visto prima. Questa è la carta del Fonzaca 1805, anche qui Padova e Venezia. Questo solo per dire, vai pure, un ingrandimento, che è un altro di quei rapporti tra Padova e Venezia, cioè Padova ha bisogno di smaltire le acque, Venezia ha bisogno invece di farle defluire senza affogare. Siamo a San Vito, Ponte di Brenta. Siamo nel periodo dei Drizzagni, queste anse non ci sono più. San Vito è stato in qualche modo, San Vito che rispetto a Padova veniva chiamata San Vito oltre Brenta, adesso è passata dal nostro punto di vista, cioè da Vigonza, è passata oltre Brenta rispetto a Vigonza, e Ponte di Brenta. Cito questi perché di fatto anche con Antonio Ponte di Brenta era in qualche modo l'inizio della Riviera. Cioè Villa Breda è un altro di quegli elementi da visitare, da studiare, da approfondire, che meriterebbero un loro recupero.
Qualche cenno sulla Repubblica di Venezia, vai pure. Molto sinteticamente per dire che cosa, la Repubblica di Venezia è uno Stato che va dal 700, Padova c'era già prima, quindi dal 700 al 1800, 1100 anni in cui la sua capacità è stata soprattutto quella di essere uno Stato da mare. Nel 700 siamo ancora fuori Venezia, siamo a Malamocco, siamo a Lido, solo nell'Ottocento Venezia arriva a San Marco e siamo, diciamo, nel periodo delle crociate, il periodo fino al 1500, siamo in un periodo di guerra, è un periodo burrascoso. Solo dopo arriva una repubblica di pace e ci arriva tramite una serie di eventi, organizzazioni che sono di tipo amministrativo, cioè il Senato, la conformazione degli statuti cittadini, i savi alle acque, cioè i provveditori dei beni culti o i provveditori dei beni comunali, sono tutte quelle entità che fanno la diciamo, capacità di Venezia di modificarsi, di adeguarsi ai cambiamenti dei tempi e di essere duratura. Si trasforma quindi in un certo momento, e quattro vedremo uno dei collegamenti con Vigonza, si trasforma in uno Stato da terra, cioè c'è questa trasformazione. Di mezzo c'è anche la scoperta dell'America, 1492, che vuol dire spostare gli interessi dal Mediterraneo ad altri mari. E c'è la sconfitta di Agnadella, vai pure. Ma questo perché nella Villa Veneta? Perché solo in questo periodo, che è un limitato periodo della storia veneziana in cui si sviluppa la Villa Veneta. E qual è il cambiamento? Il cambiamento è quello che si passa da uno stato, diciamo così, di guerra, di scontro fra monarchie, fra stati, fra signorie, in cui l'oggetto architettonico era il castello. Nelle rappresentazioni artistiche degli artisti veneti compare molto spesso il castello nella collina, quindi l'elemento fortificato per difendersi. L'alternativa nel territorio erano un po' i casoni, se vogliamo. A queste due entità subentra, e teniamo come riferimento il 1509, la sconfitta di Venezia nel territorio veneto, come spartiacque. Da quel momento, a parte gli autori più conosciuti, Palladio e Scamozzi, comincia la diffusione della Villa Veneta. Altro, diciamo così, strumento di lettura vale per questo territorio, ma credo, anzi, sicuramente vale un po' per tutti i territori, ed è il rapporto che esiste fra un territorio e le acque che lo servono, che lo nutrono. Questa è solo una citazione, Turri è un po' il capostipite dei geografi, che è quella famiglia che abbiamo conosciuto con Francesco Vallerani nella prima lezione. Ma per dire che cosa? Per dire che la conoscenza di un territorio è una maniera per saldare la storia, cioè quello che c'era, ma per proiettare il futuro. E questa vorrei che fosse una cosa che passasse, forse vale più per noi architetti, non lo so, però il conoscere non è finalizzato soltanto alla conoscenza storica, è finalizzato alla trasformazione, cioè il territorio non dovrebbe essere qualcosa di assolutamente statico, ma è qualcosa che può trovare nuovi equilibri. Quali sono nel nostro territorio i rapporti con le acque? Per i venetici, il primo, diciamo, modalità di difesa dalle acque è quello di ritirarsi su una monta, cioè un'altura che consente nei periodi di dispersione delle acque, dei canali, dei fiumi, di difendersi. Quindi è la prima forma di difesa. Per noi è il castello dei Daperaga. Poi vai, c'è un secondo momento, che è l'anno zero, attorno all'anno zero, diciamo, in cui nel periodo quindi dei Romani
come organizzano il territorio, il nostro territorio in particolare, quello diciamo a nord della Brenta, lo organizzano con quella diciamo organizzazione geometrica che si chiama centuriazione romana. Sono dei quadrati di 710 metri di lato che hanno uno scopo di organizzare il territorio da un punto di vista produttivo, ma anche lo scopo di difendersi, di organizzare le acque. Cioè su questa maglia che vedete, alcuni fiumi, Tergola e Musons, continuano il loro, diciamo così, corso e vanno a interrompere la maglia, altri fiumi invece minori assecondano questa griglia che converge poi tutta verso il Brenta. Sempre a Vigonza, ritrovamento del sacello recente e di un pozzo a nove lati di periodo romano molto interessante. Ma il rapporto con le acque di un territorio nel Medioevo, diciamo dopo l'anno 1000, viene mediato dalla presenza dei monasteri. Abbiamo detto sicuramente i più importanti quelli della bassa padovana, ma anche questo in qualche modo è un sistema di controllo del territorio, un sistema anche di contaminazione del territorio, per arrivare alla vai pure bonifica successiva, che è quella romana, che è quella veneta. L'esempio messo in questa slide è Villa Barisoni. Dopo forse faremo un giro a vedere, che non è in buone condizioni, ma è uno degli esempi e dopo lo spiegheremo. L'ultima bonifica che abbiamo qui a Vigonza e vai pure è quella operata a partire da metà 800, che ha l'inizio con i trizzagni dei corsi d'acqua, con le idrovore, e che ha visto a Vigonza la realizzazione del borgo rurale del 1938 dell'architetto Di Giorgio. Questa la liquidiamo subito perché con una passeggiata di 5 minuti lo trovate qua verso la statale di Padova, è un borgo da visitare, merita una sua lezione a sé stante. Queste conformazioni, queste modifiche vai pure vanno con rapporto che c'è delle persone col proprio territorio. Nel 2000, qua lancio la palla a Marina, non so se nel 2000 l'idrovia potrebbe essere, non so se vuoi dire due parole. Quindi, bevo forse l'acqua. Aggiungo pochissimo, nel 2000, siamo in realtà nel 2023, per cui abbiamo ovviamente superato l'anno 2000 e il progetto risale addirittura al 1950, l'inizio dello scavo nel 1960, nel 1988 questa opera si ferma definitivamente perché l'utopia di collegare le nostre città attraverso poi la laguna e l'uscita in mare con imbarcazioni è un po' si è fermato di fronte all'avanzata della bomba, purtroppo, per cui questo progetto di navigazione si è fermato. Dopo il 2010 il disastro è successo, l'idrovia è stata valutata con uno studio di fattibilità e nel 2016 con progetto preliminare il risultato è che effettivamente quest'opera può essere utile per il tema del rischio idraulico e anche per altri temi, insomma, non secondari, che sono quelli ambientali, i sedimenti della laguna che mancano, il pascimento della laguna, cioè l'ossigenazione che già con la diversione del 1400, dopo pochi anni ci si rendeva conto che le acque imputridivano, quindi c'era un vantaggio dal punto di vista dei sedimenti che non avevano più, gli spostamenti dei corsi d'acqua, ma ci si rendeva conto che serviva assolutamente un'ossigenazione. E quindi quest'opera potrebbe avere un apporto importante anche per la laguna. E siamo fermi purtroppo allo stadio di progetto preliminare che non dà l'accesso a finanziamenti, per esempio PNRR, che servirebbero proprio per questo, per salvare il territorio. E poi, insomma, abbiamo visto tutti in TV che il tema del rischio idraulico diventa importante, fondamentale quando succedono i disastri, non prima.
purtroppo il giorno dopo, non il giorno prima. Quest'opera avrebbe una valenza, quindi, da tutti questi punti di vista, compreso quello ambientale, quindi con un corridoio ecologico che unirebbe la zona industriale di Padova alla laguna, veramente importante. Quindi, purtroppo siamo allo stadio di un'opera che non si riesce a completare. Si parla molto di ponte sullo stretto, con tutte le tematiche strutturali, soprattutto ambientali, economiche, e lì parliamo di 15 miliardi che sembrano già a disposizione. Qui non si riesce a tirar fuori una cifra che la politica considera molto alta, ma che è di 500 milioni. Questa invece avrebbe un'utilità fondamentale per il territorio, per la laguna, per tutto quello che ci siamo detti. Quindi ecco, abbiamo visto un inizio di lezione bellissima su quelle che sono le opere realizzate dalla Repubblica di Venezia, dallo stadio anche successivo, e non riusciamo a completare un'opera che ormai è ferma da quasi un secolo, sostanzialmente, dal momento della progettazione. Ahimè. Mi hai convinto stavolta, Marino, sorridere via. Mi fa piacere. Quindi noi continueremo a batterci con il vostro aiuto, anche se lo darete, e siamo convinti che il tema sia proprio di sollecitazione rispetto alla politica, che deve fare delle scelte. Quindi noi cittadini siamo importanti, perché dobbiamo indurre la politica, e ne parlavo prima con l'assessore, che sarà uno dell'oggetto dei prossimi incontri legati appunto alla filologia, con una mozione che stiamo preparando e che porteremo in tutte le amministrazioni. Pensate che la precedente mozione, 2018-2019, è stata proposta a 55 amministrazioni, del padovano, del veneziano, del vicentino, del trevigiano. E quello che abbiamo raccolto in termini di adesioni, di sottoscrizioni ai consigli comunali, quasi sempre all'unanimità, è stata di 31 voti, e quindi un movimento e anche un ritorno di sensibilità da parte dei primi cittadini e di tutte le amministrazioni comunali, che è un dato veramente importante. Infatti credo che l'idrovia potrebbe essere una di quelle cose che rientrano negli eventi storici, cioè vedete che un territorio è conformato così perché è un continuo equilibrio, cioè un continuo equilibrio che sono anche interessi a volte, perché la Brenta nella storia è stata anche un mezzo di trasporto, quindi il nostro territorio cerchiamo di leggerlo in funzione anche di questi. Un territorio che non è statico, ma dinamico, e deve seguire ovviamente anche i cambiamenti climatici, per esempio. I cambiamenti climatici e delle logiche di carattere di utilità, ma soprattutto ambientale, quindi facciamo presto a distruggere un territorio che poi non torna. Facciamo presto a costruire un ponte sullo stretto che magari non sta in piedi per tutti i problemi sismici che ci sono sul territorio. È un'opera dei Brunelleschi che ha detto l'amato. E quindi noi dobbiamo occuparci di queste tematiche, non considerando il territorio fermo, statico, ma in maniera dinamica e ovviamente in maniera intelligente. Bene. Posso chiedere, ci puoi spiegare un po' meglio questo discorso del blocco dei finanziamenti, eccetera? Non è entrata nel PNRR questa spesa possibile per completare l'idrovia? Allora, la Regione ha inserito l'idrovia come opera prioritaria del PNRR regionale. L'ha inserita come priorità, sia come costo, cioè sarebbe l'opera più importante di salvaguardia idraulica, e rientrerebbe a pieno titolo nei 3 miliardi e mezzo che la Regione, come investimento ideale, che ovviamente la Regione non ha 3 miliardi e mezzo, né riesce ad averla in 5 anni, 10 anni, ma servono dei finanziamenti importanti, ma è stata inserita anche al primo posto assoluto in termini di utilità. Quindi c'è stato un primo passo importante che risale a circa 2 anni fa. Dopodiché, con l'argomentazione che quest'opera non ha una progettazione allo stato avanzato, perché il progetto preliminare non dà tutte le caratteristiche dell'opera, ma solo il contorno e le cifre indicative,
e anche perché non può essere completata entro il 2026, è stata bocciata dal governo per quanto riguarda la finanziamento. Adesso si sta valutando di ripensare l'investimento per il PNRR. L'esempio è dato da alcuni sindaci che hanno inserito degli stadi all'interno del PNRR, sono stati bocciati il sindaco di Venezia e un'altra amministrazione. E quindi con un'utilità infinitamente inferiore a un'opera che si chiama Idroviene, per i motivi che ci siamo detti. Speriamo che quello che è successo in Emilia Romagna dia una scossa e faccia capire l'importanza di investire nella prevenzione. Poi in realtà PNR o meno, di quest'opera noi abbiamo bisogno di opere di prevenzione. Noi sappiamo che ogni euro investito nella prevenzione fa risparmiare 10 euro di rimborso danni, di disastri che avvengono. Quindi in qualche caso sarebbe economica quest'opera, cioè avrebbe la sua unicità legata alla sua funzione, alla sua prevenzione per quanto riguarda il suo comportamento. Speriamo che quello che è successo in Romagna dia la scossa e faccia decidere in maniera diversa. A sentire la ragione, l'impegno è totale. L'assessore della presenza di Marito qualche giorno fa era anche molto secca che la categoria è nelle intenzioni e nelle necessità regionali della regione. Manca ovviamente il finanziamento, la regione non può disporre di 500 milioni e quindi serve una scelta nazionale ed europea, supportata dalla regione che spinge in tutte le maniere, che al di là di quello che dice l'assessore, che secondo noi sta facendo un buon lavoro dal punto di vista delle pensioni e opere regionali, si occupi un pochino di più dell'idrovia che non riesce a rientrare tra le priorità nazionali. Questo è sostanzialmente il quadro. Poi magari al secondo momento spiegheremo bene qual è l'utilità dell'idrovia dal punto di vista del rischio idraulico, magari daremo. Fa piacere anche aprire altri capitoli parlando anche di cose storiche. Adesso io rientrerei un po' nella questione, diciamo, più terrestre, terrestre, delle mille venete, dovrebbe, si sente lo stesso, fai pure. E lo faremo vedendo tre oggetti che sono i contributi appunto che abbiamo visto prima delle mille venete. Allora, lo conoscerete già sicuramente, quelli di Monza lo conoscono, è il castello dei Daferaga, storicamente conosciuto come castello dei Daferaga, anche nelle mappe ottocentesche. E vedete che è in una motta, queste motte che sono a studiare, che stanno studiando, che hanno fatto anche i rilievi archeologici per vedere la loro datazione, però rappresenta appunto quello che abbiamo visto prima, la prima modalità per difendersi dalle acque. Vai. Fa parte di un sistema per cui il castello dei Da Peraga, che si trova a Peraga, Peraga è una frazione di Vigonza, dialoga con quello che è il castello di Vigonza che è qua a fianco, e questo costituisce il percorso, le centralità medievali di Vigonza. Peraga e Vigonza erano due comuni distinti. È un castello, punto di domanda, è un castello come lo intravediamo noi, cioè con le torri, con le difese, quello che vedevamo nei quadri di Cina da Conegliano, no? È piuttosto un luogo, un'altura difesa con palizzate, con siepi, per mettere al sicuro degli oggetti. Infatti, più che di castello, Bortolami, uno storico, parla di incastellamento, lo chiama incastellamento dolce, perché è un sistema in cui nella parte centrale, quello che era la parte edificata che si trova nell'altura, costituisce il centro di un sistema che ha
un giro d'acqua, un primo fossato, non c'è più nel caso di Vigonza ma è visibile nelle mappe, una rampa di collegamento sia verso la corte sia verso l'acqua, perché là a fianco passa la tergola, e diventa, c'è l'oratorio d'ingresso, la barchessa, diciamo così, accessoria, ma questo sistema di incastellamento diventa un luogo produttivo di difesa, dove i cittadini, dove la parte produttiva del luogo si difende o dalle aggressioni o anche dal problema delle acque. Là vicino c'era anche il mulino, ecco nella mappa, questo è il castello, la parte edificata, il primo giro d'acqua, il secondo giro d'acqua. Questo non c'è più, questo c'è ancora, è una derivazione della tergola. Non ci sono tantissimi esempi di questo tipo nel territorio. Antonio riportava gli esempi della Bassa Padovana, Merlara, Castelbaldo, che non sono, allora bisogna differenziarsi, non sono le città tipo Montagnana, Cittadella, che hanno un altro sistema difensivo, hanno un'altra dimensione di difesa del territorio. Sono quei sistemi appunto dove trova luogo la difesa di una popolazione. Questo è importante perché in questo punto c'è un crocevia acqueo, passa la Tergola, che ricordiamo è uno dei collegamenti principali di questo territorio verso anche la riviera, e passa la vecchia strada che collegava Padova con Treviso e che proprio qui a Vigonza biforcava verso Albarea e Arino e quindi verso la riviera. Quello che attualmente il castello è questa pianta, vedete che nel tempo ha assunto i connotati della Villa Veneta, un salone passante che ha un lato verso la corte, verso la corte, un altro lato verso la tergola, quindi è passante. Ci sono le solite quattro stanze, di cui una occupata dalle risalite, e c'è un volume che non è accessorio, ma probabilmente è il volume che occupava una vecchia torre, che è una torre più di avvistamento, di controllo, di presidio di un luogo cruciale nel territorio. Quando si studia la storia degli edifici si studia anche la storia degli oggetti che vi si trovano e quindi delle famiglie che l'hanno occupato, i Badoer, i D'Alezze con i Badoer, i Michele, questi sono stemmi che ci sono nel castello. È curioso poi spiegare i significati anche di ciascuno di questi, un interessamento che c'è stato nel territorio. Prima l'assessore citava il gruppo, la festa medievale è qualcosa di insolito, penso ci sia da 20-22 anni, è fatta per un gruppo di giovani, cioè che allora avevano 17, 18, 19 anni, adesso ne hanno 40, uno è quello che va a prete, che hanno fatto, che si sono occupati del loro territorio, cioè si sono innamorati quasi di questo luogo e ne fanno una festa che è aperta poi alla popolazione. Curiosa, perché anche i cavalieri vi hanno partecipato. Quello che dicevo prima, le caratteristiche di un territorio, iconemi li chiamano i geografi valerani, elementi identificativi di un territorio li chiamiamo noi, per dire che questi elementi devono ritornare, devono restare e proseguire. Vai pure. Secondo oggetto, siamo qui, e vai pure, questo è un oggetto, diciamo, vediamo come nasce la chiesa attuale. Progetto del 1834, costruita secondo la perfetta direzione longitudinale da levante a ponente, secondo appunto i dettami della chiesa. Ma ecco, quando, se voi avete notato venendo qua, avete visto che abbiamo uno dei campanili più bassi di tutto il territorio, ci prendono un po' in giro. Nel 1939 Tombola c'era stato anche un progetto di innalzamento, perché il campanilismo è un sentimento diffuso nel territorio, quindi avere il campanile più basso è un po', però insomma è là, è torre interessante, può restare sicuramente anche così. Prima di questa della chiesa attuale c'era un'altra chiesa, 1822, il campanile è là, dura oltre le chiese. Qualcuno riporta una chiesa dello Iappelli crollata in pochi anni, non è confermata la cosa, e prima di questa ancora c'era la chiesa del 1100.
Allora, voi dovete immaginare questa sala del capitolo, l'avete visto a terra, il quadrato fuori che era inchiostro, quindi il cortile quadrato, oltre quel cortile quadrato c'era la chiesa del 1100 che abbiamo ritrovato nei saggi archeologici, di cui dopo vi lasceremo qualche traccia. E tutto questo nell'insieme costituisce una sorta di sito archeologico, cioè una sedimentazione di edifici che non necessariamente bisogna mettere in luce perché sarebbe un problema, ma sono da considerare per i loro studi e per le tracce anche in previsione degli interventi futuri, cioè anche in previsione di un interessamento progettuale di questi luoghi. Vai. Questa era la vista che avete voi prima dell'intervento di restauro, questa parete, le due colonne, questa era già messa in ordine, cioè questa era già ordinata, questa era in una di quelle situazioni molto, molto precarie che abbiamo trovato, eppure che abbiamo trasformato, cioè era un luogo che non c'era, era così, erano quattro alberi di Natale qua davanti che poi sono cresciuti, che hanno oscurato, che hanno nel tempo appunto oscurato un sito che era importante, che solo negli anni 90, è stato riconsiderato da noi tecnici, da politici, che con grande fatica abbiamo assecondato nelle fasi, diciamo così, di studio, di catalogazione, e che siamo riusciti in qualche modo a recuperare. Anche qui, questa è la parete che non si vede, forse non riusciremo a vedere, quella attuale dietro che ha una sua conformazione di diciamo così molto armonica, le due finestre con le cornici di pietra piano terra, il periodo invece neogotico che è questo che vedete, o questo che vedete su queste pareti, con le lavorazioni in pietra di Nanto e un granaio superiore, vai pure, e con un intervento che ha interessato anche, non semplice, perché c'è stato un ampliamento col vano scala e ha innescato una serie di rapporti e tensioni non da poco. Però sono stati fatti interventi di recupero anche, diciamo così, puntuali su alcuni elementi, la colonna che era frantumata da un incendio, perché qui c'è stato un incendio nel 2000, e delle colonne ritrovate dentro i muri e poi riportate in superficie, e è stata recuperata, e ci sono anche adesso delle iniziative in corso serali. Ma qual è l'obiettivo? Beh, allora, su questo edificio, allora, personalmente ci abbiamo messo molto impegno, e lo ricordo volentieri perché a seguito del restauro che avevamo fatto è qui che in qualche modo ci siamo incrociati con Antonio Draghi, che ha iniziato la nostra collaborazione, che vi ha detto, ovviamente ha apprezzato anche l'intervento e l'ha fatto diventare, ci ha chiesto un saggio che è diventato uno dei saggi nel volume terzo di quei volumenti della collana. E da lì è cominciato anche un rapporto poi di amicizia anche, e non solo. Quello che vorremmo continuare noi, fatto questo sforzo, che vi assicuro è stato uno sforzo oltre al, diciamo così, alla pratica professionale, è quello di considerare l'insieme degli edifici della chiesa, quindi chiostro, campanile storico, chiesa attuale, e soprattutto far diventare di questo polo, contagiare in qualche modo anche gli edifici limitrofi, perché come abbiamo dimostrato è stato possibile recuperare questo oggetto che era in bilico, quattro pietre vecchie da demolire o da recuperare. Hanno ragione chi deve tirare fuori i soldi, non è una cosa da poco, è stato un grosso impegno economico intervenire su questo, è un grosso impegno economico intervenire su molti edifici di ville abbandonate e distrutte, ma quello che lasciano, secondo me e secondo molti di noi, quello che lasciano in termini di cultura, di eredità patrimoniale storica, è ben di più di quello che viene investito. Questa è la Villa Barisoni, che forse vediamo anche nella prossima. Vabbè, ha ricevuto anche qualche premio questo, vai pure qua, questo intervento di restauro.
Villa Balisoni. Ecco, su questa l'attenzione, perché in qualche modo va a chiudere anche quello che abbiamo detto inizialmente. Non è visitabile, è una delle ville perse in qualche modo perché è anche crollata. Allora, chiostro, ex convento Santa Margherita, dove siamo noi, stiamo parlando di quel periodo 1100. Campanile, sicuramente 1400, ma forse c'era già qualcosa prima, ma notizie 1400. La chiesa attuale, le due chiese che sono sotto, dimostrate e documentate, ma anche un altro edificio, sempre della parrocchia, vecchio patronato, anche questo in condizioni precarie, che probabilmente era l'osteria di Villa Balisoni. Cioè, questo era il centro di Vigonza, questo era il centro storico di Vigonza. Qua insisteva, la stessa insistenza con Antonio che avevamo superata, ce l'abbiamo ancora qua. Cioè, queste sono le nostre radici in questo luogo. Questo è un centro storico che Vigonza crede di non avere, ma ha, e va pure. E di cosa è composta questo complesso? Da una casa domenicale di non semplice definizione, da una barchessa, nelle mappe storiche chiamata Tinazzara, quindi Tinazzara vuol dire casa dei Tini, probabilmente erano nei documenti trovati, la famiglia Balisoni aveva dei grandi possedimenti e anche coltivazioni di viti, quindi probabilmente la Tinazzara serviva anche all'osteria che era in questo crocevia tra Padova, Treviso, Venezia. E un quarto volumetto che non si sa da studiare, è una vecchia torre, è sicuramente un residuo di un oggetto architettonico che non è nato come villa, cioè è nato sui sedimi di una fortificazione. Infatti vedete il corpo stretto, molto stretto, però cosa ha fatto chi è intervenuto successivamente? Chi è intervenuto, e ricordiamoci quella data, 1509, Lega di Cambrai e sconfitta di Venezia. Andiamo a vedere questo oggetto architettonico, che ha un suo ordine forometrico, ha un asse centrale, che si vede da strada, e una doppia coppia di finestre, che prosegue poi anche in allineamento verticale. Se noi guardiamo una singola di queste finestre, una di queste, si vedrà sicuramente poco qua, ma ha una diciamo conformazione dettagliata, curata nel davanzale, nel traversone superiore, che ricorda un po' l'Olio Cornaro di Padova, che è contemporaneo, che è lo stesso anno, sono esattamente gli stessi anni, vai pure. E questo è un oggetto che a me era sfuggito, ma a Antonio non era sfuggito, il camino neorinascimentale. Non è un camino qualsiasi quello che c'è dentro, è un camino che ha dei connotati, delle lavorazioni di pietra tipiche di un certo periodo. Anche questo elemento caratterizzante, come lo sono ancora delle apparati decorativi in una stanza assolutamente da scoprire. L'aveva già vista la sovrintendenza come riferibili al tardo 400, ai primi 500, quindi sono riferibili a quel periodo. Ancora una scelta distributiva che è fatta per stanze con una distribuzione centrale, cioè abbiamo una sequenza di stanze che sono, rispetto a un ingresso centrale che è visibile anche da strada, che sono distribuite su un asse centrale. Ancora un altro elemento della villa è il granaio, cioè c'è un sottotetto completamente libero che è uno dei connotati della villa veneta, cioè anche alla malcontenta l'ultimo piano è per il granaio, perché la villa veneta nasce come villa anche produttiva, è la villa delle delizie e dei vizi, ma è la villa anche che produce, cioè una villa intesa come palazzo di campagna che ha questa funzione produttiva importante, un grande granaio. Messi insieme tutti questi elementi, questi sei elementi, possiamo dire che in Villa Balisoni ci sono i caratteri stilistici tipici della Villa Veneta di inizio 600, e non sono tantissimi gli esempi
che ci sono in giro. Ce ne sono a Tiene, nel Vicentino, e sono quelle trasformazioni di castello in villa. E cosa vuol dire questo? Questo diventava la parte principale del percorso storico e progettuale insieme. 1696, Salomonio, traduzione, più volte bruciata da Sassuolo dalle eruzioni dei barbari, di nuovo dai carraresi che si accanivano anche sulle case, ancora dai tedeschi della Lega di Cambrai durante l'assedio della città. Niccolò Barisone, soldato, fiorente ovunque la pace veneta, converte in un podere suburbano. E dalle fortificazioni rotte e ferite dal terrore della guerra costruiva un pacifico ospizio per gli amici e per le muse. 1520, è un programma di progetto questo, fondamentale. Questa per dire che siamo a Vigonza, questo è il mulino dei Barisoni, non è proprio qui vicino, ma a poche centinaia di metri, la corte dei Daperaga, e quindi il collegamento poi con la Bastia, questa è la Bastia di Strae, quindi con la riviera. Siamo una mappa del 1535, vai pure. Questo è il mulino appunto dei Barisoni che si trova sulla tergola, mulino a due ruote. Sempre nella facciata della villa troviamo lo stemma, quindi anche qui l'importanza delle famiglie, la descrizione un po' anche delle caratteristiche che questa simbologia vuole mostrare, ma e qui eredito un po' l'insegnamento, la storia di un fabbricato è anche la storia degli abitanti che l'hanno vissuto. E se in questo caso è passato dai da Vigonza, la cui tomba troviamo anche al santo, dipinta da Giusto di Menabuoi, chi va al santo nel passaggio fra la parte basilicale e il primo chiostro, Niccolò Barisoni, che abbiamo visto, 1520, è quello che trasforma. Barisoni che poi entrano in contatto con i capodilista, la famiglia più importante di Padova, e ancora l'Albertino Barisoni, altra scoperta questo di Antonio, 1625. Ecco la scopre. Scopre un carteggio fra l'Albertino Barisoni, canonico importante nella curia padovana e poi nominato vescovo di Ceneda o Ceneda, Vittorio Veneto, che dialoga con Alessandro Tassoni, il quale produce nel 1630 pubblica La secchia rapita. È lunga da leggere, ma ho riportato questo perché è la prima citazione letteraria della Riviera. Di là della Riviera della Brenta descrive questi territori. Il Tassoni romano non poteva conoscerli, e ed è il Barisoni che gli dà le informazioni. Di là della Riviera della Brenta, le terre ove serpeggia la tergola e il Mosone fremendo ondeggia. La chiamano la geopoesia, cioè una descrizione di un territorio fatta con pochi termini ma assolutamente importanti. E poi una serie di citazioni: Campo San Piero, Balò, Sala, Caltana, Melareo, Stigliano, Bogione, e così via, vai ancora, e descrive poi anche il blasone, e troviamo ancora delle descrizioni: pieve di Sacco, Saponara, San Fezzo, Brazzolo, Prozzolo, Camponogara, San Bruson Camia, e così via. Descrive poi anche, chi ha pazienza di leggerlo, chi ha voglia di leggerlo, è sicuramente interessante. Ma la citazione che faceva Antonio, a cui piaceva, è lo stile un po' comico anche di questo oggetto, perché quando parla della Riviera, della Mandra, unite e ereditate per le cose genti, parla di Palluello. Non so chi ci sia da Palluello qua, c'è qualcuno a Palluello? No. Allora, furono quelli di Palluello istupidite, furono ad amarsi ai lorsi negligenti, che erano le guerre già tutte finite, quando spiegarono le bandiere ai venti, onde i vicini lor ridono ancora del soccorso che dia quei sciocchi allora, cioè, e aspetta finché gli altri guerreggiava, forse potessi anche più furbi, non lo so, però è una maniera così ironica anche di descrivere la cosa.
Quello che a me, sempre a me impressionato è come Antonio fosse riuscito a trovare questa corrispondenza, non so neanche dove, forse negli archivi delle biblioteche estensi, 2014 documentata, perché è il quarto volume che abbiamo parlato, in cui abbiamo parlato di Villa Barisoni, noi dal punto di vista architettonico, Antonio dal punto di vista invece letterario. 2014-2020, Corriere della Sera, due studiosi dell'Università di Pisa e di Modena pubblicano, dicono che c'è un carteggio fra Barisoni e Tassoni. Quindi questo passa alla cronaca nazionale. Probabilmente era un anniversario, non so se della Secchia, della Secchia come pubblicazione o del Tassoni. Secchia rapita, tenetela in mente, perché l'ironia di questo poema è anche l'ironia del forte Bologna che viene sconfitto dal debole Modena, il quale non è che distrugge Modena, no, va a rubare il secchio, cioè va nel, non so se fosse il castello, e si prende questo secchio come trofeo. Cioè è una cosa bella, potrebbe stimolare qualcosa secondo noi anche attualmente. Andiamo a avere in mente La Gazza Ladra di Rossini, c'è un fumetto che dura 9 minuti, visibile su diciamo così su internet, ambientato da Emanuele Luzzatti, e aveva quello come riferimento, e questo potrebbe assumere quei connotati, perché è una storia vera basata su una guerra di Zappolino del 1300, ma con un finale diciamo molto comico, ma anche significativo. Credo che siamo verso la conclusione. Anche in questo luogo, dal dialogo, è venuto fuori che è riuscito a strappare da questo luogo, siamo riusciti a strappare da questo luogo che è Villa Barisoni, anche cioè dalle caratteristiche di questo edificio, lo spirito di un luogo. Quindi è necessariamente, mi dispiace che non ci sia l'assessore qua, ma glielo ricorderemo, è fondamentale recuperare questo edificio, ma non solo per noi Vicontini, lo è per noi Vicontini, ma lo è anche per la Riviera, perché, forse vai nella prossima, perché è importante come centro storico, ma è importante perché segna quel passaggio che abbiamo visto iniziale della Repubblica Veneziana, cioè 1509, Lega di Agnadello. Lo Stato da mare ha delle difficoltà nel proprio ambito, si trasforma in uno Stato da terra, e questo è uno dei primi esempi di trasformazione dei castelli in villa. Quindi sarebbe importante che ci fosse un'azione di sensibilizzazione. Credo di aver chiuso, avevamo pensato anche una breve spiegazione fra qui, la Villa Barisoni da fuori, eventualmente in chiesa, dove c'è un affresco eventualmente da spiegare. Questo per dire, adesso non si legge, però sono appunti, qui avviene, fra 4 e 500 avviene la trasformazione importante di questi territori. Allora, se qua abbiamo Palladio, Scamozzi, che sono quelli che danno il contributo più importante, ma prima di loro c'è Villa Barisoni con altri esempi, quelle che ho segnato in rosso non sono visibili, ma sono un po' in qualche modo sono le ville che visiteremo durante il corso. Cioè vuol dire che di queste ville Villa Barisoni è l'antesignana, la Malcontenta sarà quella che probabilmente è l'esempio forse della Villa Veneta per eccellenza, ma poi ci sono anche la Villa Priuli che ha altri significati che si collocano in questo periodo. Più avanti invece c'è la Villa Badoer lungo la Riviera, e infine l'ultima come periodo, perché allora dovete notare anche i cambiamenti stilistici della villa, è Villa Ferre, Villa Santa Maria di Sala, che in qualche modo chiude un periodo. Appena prima di questi c'è Villa Pisani, che è magnificente, ma è una villa di rappresentanza, quindi quella di rappresentanza per eccellenza, che è diversa invece dagli altri tipi di ville. Quindi il contributo che si vuole dare è anche quello di una lettura di queste tipologie di villa. Io finirei qua.
Posso spiegarvi qualcosa su questo restauro facendo due passi, se insomma ci sarebbe la possibilità. Se dici, posso chiedere una cosa? Per quanto riguarda l'incendio che diceva, sì, che gli incendi sono proprio, sì, sì, sì. Che motivo volevo chiedere? Questi, beh, possiamo farla per la seduta questa spiegazione? Invece, no, perché comincia anche a cambiare la temperatura fuori. Colgo l'occasione per spiegare un po' di storia. Allora, su questo edificio ci metto già un rapporto personale, perché da bambino sopra c'era un amico che aveva, abitava nella casa a fianco, si faceva aveva l'ingresso autonomo, e mi ricordo che facevamo elementari, quindi anni 70-75, e si andava, avevamo fatto anche delle cose. A pensarci poi, si incendiava anche le cose del pannocchio e si dava fuoco per fare i segnali di fumo, ma c'era il pavimento in tavelle. Poi negli anni successivamente, sotto invece, sotto questa stanza, che è quella più importante, era cantina, cucinotta, era abbandonata, insomma, in qualche modo. Là andavamo a consegnare forse le uova quando si faceva la raccolta pasquale, o consegnare col papà che invece commerciava vino e che quindi si portava, era un gran bevitore del parroco, e soprattutto la sorella che è morta di cirrosi epatica. Ecco, quindi ho quei ricordi che sono tornati poi nel 99. Un sindaco di forse qualche anno prima ha visto che questo era un oggetto abbandonato, ha detto attenzione a questo oggetto. Ha sollecitato la sovrintendenza, che ha fatto un intervento urgente di recupero della copertura che era messa male, diciamo così. Nel 99 la sovrintendenza ci ha chiesto una collaborazione per fare un rilievo e per seguire il cantiere della sicurezza, quindi avevamo i rilievi. Nel 2000 c'è l'incendio, è un incendio doloso, quindi la brace del 85 è tua, non è dimostrata. È un incendio doloso, è un incendio che è venuto dai contrasti locali. Il parroco aveva appena costruito il nuovo centro parrocchiale, quindi voleva rispetto e ordine, le solite bande di giovani che disturbava, sporcava, contrasto, scontro. Questa banda di giovani viene dentro qua. Uno dei locali sotto era garage, c'era la macchina del prete, rompe la macchina del prete, c'era la forca con cui hanno rotto il serbatoio che ho scoperto che sono di plastica, incendiato, quindi un incendio doloso. Non abbiamo saputo il seguito, ma abbiamo capito, perdonati forse. Il parroco successivo, anche però giustificato così, benedetto incendio, cioè un graditoio, quindi, nel senso che ha messo in moto un restauro che probabilmente non ci sarebbe stato. Quindi noi avevamo in quel momento i rilievi di com'era la situazione e sono stati modificati gli ambienti. Quell'incendio non ha interessato quella stanza perché c'era una conformazione diversa. Quella era la porta di accesso e si entrava quindi dalla canonica. Quelle due porte non c'erano, erano murate, per cui l'incendio ha distrutto il pavimento qua, che ha bypassato la stanza e ha rovinato completamente invece i lavori appena fatti nel sottotetto che è stato rifatto. Quindi in qualche modo è stato salvato. Ah, forse ci sono delle foto là, ecco, vedete di questo incendio. Questo ha incentivato lo studio di questi luoghi anche con studiosi esterni e poi è cominciato un intervento di restauro lento, nel senso in tre fasi: prima una messa in sicurezza, poi ci siamo fermati e abbiamo detto anche ai committenti, alla parrocchia, cioè ma bisogna farci qualcosa dentro, cioè è inutile recuperare senza avere un obiettivo. Nel frattempo hanno fatto anche gli scavi archeologici interessanti, di cui vi lasceremo tracce, e poi altre due fasi successive di restauro. Che cos'è importante questo edificio?
Allora, alle vostre spalle voi vedete delle tracce che durante, dopo l'incendio, ma soprattutto forse con i vigili del fuoco che sono intervenuti, quel rappezzamento che si intravede si chiama sinopia. Che cos'è la sinopia? La sinopia è la base su cui viene appoggiato l'intonaco umido per fare l'affresco. L'affresco che era già stato staccato negli anni 70, che vedete rappresentato in quella tabella, semplificato in quella tabella, è il Cristo risorto al centro con le sante Caterina d'Alessandria che la ruota in mano del martirio, Santa Margherita invece non si vede bene, ma la croce sotto il piede al drago e quindi la sconfitta del drago, e quello che vedete inginocchiato è il priore di questa comunità, Ignazio Sponza, che probabilmente che viene citato anche nella costruzione del campanile. Ecco, l'affresco è visibile in chiesa, è una delle opere d'arte. 1923 il Ministero della Cultura, che aveva ovviamente già notato è stato informato della cosa, fa il vincolo come monumento nazionale, diciamo così, perché fa parte della scuola quattrocentesca. Qua ci sono degli studi probabilmente che sarebbero ancora da completare, della scuola quattrocentesca padovana e veneziana. Attualmente l'edificio ha gli uffici al piano terra, una parte di servizi, ha un'ala piccola che era stata ospitata come una biblioteca dell'architetto Guglielmo Monti, che dopo è stata dismessa e che adesso si trova il castello. Nella parte superiore, un sottotetto, se volete visitarlo si può andare, un sottotetto libero che è stato rifatto, mi pare che fanno delle attività anche di meditazione, yoga meditativa, mi pare qualche giorno alla settimana, e quindi nel restauro abbiamo lasciato le tracce che abbiamo trovato, sia le tracce dell'incendio, voi vedete del nero ogni tanto in giro, è stato lasciato appositamente perché anche l'incendio fa parte della stratificazione. Poi ci sono altre tracce, tipo qua, bisogna avvicinarsi per vederlo, c'è il leone rampante dei Badoer. Qua non abbiamo ancora trovato il collegamento fra i Badoer e Santa Margherita, e mentre qui vedete questi segni che sono una galea veneziana. Quando abbiamo fatto il workshop è venuto anche a vedere l'architetto Mario Piana, che ha confermato che si trattasi di una galea. Il perché sia qui non lo sappiamo, sono le questioni delle crociate, della navigabilità, non lo sappiamo. Altre tracce poi che ci sono sparse nelle mura. Andando giù, guardate, vi chiedo di guardare la facciata, cioè nella facciata si legge la sovrapposizione degli stili. Cioè, al piano terra vedete colonne e archi, colonne di trachite, capitelli lavorati, archi, e quindi è uno stile romanico. Quindi in quello intermedio, che è questo piano, chiaramente lo stile chiamano bizantino, veneziano, le finestre trilobate vuol dire che hanno una, due, tre lobi. Tre finestre trilobate messe insieme fanno una trifora, che è l'elemento più importante, che si ripete due volte anche nella parete opposta, e questa cambia perché probabilmente c'era un balconcino. E parte superiore invece il granaio, non ci sono finestre, ci sono una finestra piccola, c'è una traccia sulla parete di un'inaugurazione del 20 luglio Santa Margherita 1666, è la sopraelevazione, quella più recente e che è quella più rustica. E domande se avete, volentieri, se no facciamo, se avete altre pazienza in un quarto d'ora facciamo un giro fuori, vi spiego. Se dopo tornate su c'è anche un libricino che riguarda gli scavi archeologici della parrocchia fatti dagli archeologi, quindi possiamo proviamo a camminarci, facciamo
E se avete domande le fate nel frattempo. Ecco, vedete che è stato monitorato anche, vedete questi simboletti che qua c'è un uso critico, il cedimento quindi è controllato perché la struttura è molto delicata, insomma ci sono state delle tesi dell'aula che hanno anche trovato l'adattazione di queste travi che sono quelle originali del 1600, caricate con questi pilastri perché probabilmente sopra c'era il granaio e quindi sono state rinforzate quei due appigli che abbiamo messo, che siamo pronti anche ad appendere al tetto nel caso ci fossero problemi, sono delle predisposizioni. Questo che vedete qua è un po' particolare,
delle terre cinta prosegue verso questa, questo pilastro. Il quarto elemento che non vi ho parlato prima è la corte. Dove esiste una corte? Ma così, un altro dei fiuti che abbiamo, cioè voi vedete che fra il muretto piccolo e questo bastione c'è uno spazio di 7-8 metri, altrettanto c'è dietro e volge verso i campi, anche davanti dalla strada c'è uno spazio di 7-8 metri. Allora questo in qualche modo non potrebbe essere una di quelle mappe storiche in cui il castello di Davigonza era circondato dall'acqua? Allora, non dobbiamo far tornare l'acqua nel castello, questo non è l'obiettivo, però dobbiamo dire che in qualche modo le nostre radici storiche le dobbiamo preservare. Ci aiuta in questo senso anche, ci aiutano gli scavi archeologici che hanno trovato proprio dietro a questo edificio 4-5 anni fa anche i sedili di un vecchio paleoalbero. Era il Brenta che passava o aveva esondato da queste parti, o più probabilmente era il fiume Terdola che passava in questo punto e alimentava per aria di Monza. Probabilmente sì, non dobbiamo far rivivere le cose, dobbiamo solo annotarcele e tenercele a mente. Vedo chi è adesso? Questa è una domanda interessante. Allora, la domanda è di chi è adesso? Infatti essere proprietari non è semplice. Allora, è di proprietà del comune, nel senso che era di un privato, aveva fatto dei progetti in onore a Fabi, anche per la sua intelligenza, è un edificio vincolato. Era stato messo all'asta e il comune l'ha acquisito 2021-22-2021. Quella che è in corso invece adesso è una sfida, cioè una sfida economica perché è chiaramente impegnativa, ma è una sfida perché questa per noi a Vigonza sarebbe la nuova identità e riportare qui il centro in qualche modo, in questa corte, in questi edifici che è questo edificio, il chiostro, il campanile, la chiesa, l'altro edificio del patronato, qui c'è il nucleo nostro della storia, a fare di questo esempio anche uno di quegli inizi della storia della Villa Veneta, della miniera del Brenta, la proprietà comunale, qua, che è un po' anche impegnativo essere proprietari, non è solo un prezzo. Restaurato negli anni 70 mi pare, e tolto da questo posto che era un posto non affidabile e portato nella chiesa e messo nel presbiterio, forse avrebbe bisogno di un ulteriore raffrescamento, ravvivamento e forse anche approfondimento storico, perché ha dei connotati molto interessanti. È stato esposto anche nella mostra da Giotto Mantegna una ventina d'anni fa. E un secondo elemento è la vasca battesimale, dove sono incise le date 1513, è interessante per la sua forma, per la sua originalità, intrattite, sicuramente era il fonte battesimale che c'era in questa chiesa, cioè nella chiesa del monastero, tanto che ci sono su quattro lati quattro stemmi incisi sulla pietra. Sicuramente riconoscibile quello dei barisoni, le trezze bianche di traverso, trezze di vaio bianche di traverso sullo scudo. Sicuramente è presente quello del comune di Padova, si intravede la croce che è il simbolo del comune di Padova, e altri due non identificati, probabilmente un lupo, un orso e una scacchiera. Non approfonditi, quindi è il secondo elemento importante presente nella chiesa. Il terzo elemento è il crocifisso ligneo del 1474,
anche questo ho portato in una mostra, penso nel 2010 a Padova, dal non ricordo il titolo, però una mostra di opere sacre. In quell'occasione è stato fatto uno studio di approfondimento ed è stato attribuito al Niccolò Baroncelli, un artista della scuola del Donatello, che ha fatto altre robe importanti, altri oggetti importanti a Padova. Di quelli che ricordo in questo momento è il portale agli Eremitani, c'è un portale che dà verso, non quello verso la facciata, ma quello laterale, il primo portale, che è la descrizione dei 12 mesi, una bella storia raccontata per, in forma scultorea, e appartiene alla scuola Ligna del 400, perché dovete immaginare che Padova 3 centesca è la Ups Picta, cioè sono le pitture che partono da Giotto e poi proseguono Pichero Azieri, giusto, me ne vuoi, tutte le pitture che, sono, che hanno fatto diventare Padova città UNESCO per questo motivo, e in cui in qualche modo si colloca anche, diciamo, l'affresco, infatti andrebbe studiato probabilmente in quella ottica. E questo crocifisso che c'è a Bigonza, che è interessante, di una buona scuola sicuramente, è stato restaurato negli anni 2000 e ricollocato nella chiesa. C'è poi una pala d'altare riferita a Santa Margherita, perché dice Antonio Santa Margherita è uno, ha una sua storia, è considerata una dei santi iniziatori, mi pare si chiami, cioè sono i santi che sono stati nominati nei primi secoli dopo Cristo, fra 4 e 500, cioè quelli chiamati originali, cioè quelli che hanno fatto i miracoli, insomma quelli che hanno subito dei martiri, e quindi sono considerati gli 11, sono scritti in una delle tabelle che ci sono sopra dei santi iniziatori, e per questo motivo per tutto questo motivo deriva la sua importanza. Quindi ecco, nella chiesa si sarebbero viste queste cose, e nel campanile ci sono due formelle che dicono fin qui siamo arrivati nel 1450, mi pare, e una seconda formella più alta che si vede sempre dall'autostrada, in cui un secondo priore dice fin qui invece ho completato io e sono 50 anni dopo, quindi non è la stessa persona, ma è lo stesso, diciamo così, lo stesso edificio. Voi vedete da qua il contrasto che c'è fra questa parte e l'altra parte. Questa è una delle problematiche. La città che si sviluppa in un qualche modo, quindi anni 80, 90, 2000, ci sono altre forme di sviluppo. Probabilmente stiamo maturando una forma di, spero, mi auguro, di rispetto anche delle fonti storiche, e per cui questo lato del paese, chiostro, villa, ripeto, campanile, chiesa, l'altro edificio vecchio che c'è, ma anche l'edificio privato che è una vecchia masseria probabilmente pertinente al monastero negli anni del 500, tutto questo dovrebbe in qualche modo forse delimitarsi, chiudersi, distinguersi ed essere una traccia parlante della nostra storia. Allora, sì, va bene, una giusta domanda. Allora, l'incendio era partito da questa stanza, qua c'era, abbiamo chiuso la porta, ma era più larga perché la macchina non passava, quindi questa era un'area di manovra, si parcheggiava, e quindi l'incendio è partito da qua, si è divampato in queste parti, questo era completamente distrutto, questo l'abbiamo rifatto come l'avevamo trovato, quindi con la stessa forma delle travi, probabilmente sono anche travi di recupero. C'è questa lavorazione, quindi le travi hanno un senso di posa, portano in maniera ortogonale, ci sono le tavole, fra tavola e tavola il legno col tempo si secca, si riduce, venivano messe queste distelle, quindi giusta l'osservazione di un dettaglio, diciamo così, di
operativo. Probabilmente all'interno, adesso non è visibile, no, è chiuso, all'interno invece si sono salvati i solai, se non qualche testa di trave originali, quindi sono stati recuperati, questi sono stati sostituiti, come pure, ecco, per esempio la differenza tra la parte nobile in cui questo dettaglio c'è e nell'altra parte in cui non c'è, ovviamente quello era più una parte secondaria, un granaio, quindi anche questo fa, diciamo così, differire un po' le destinazioni. Quindi la macchina passava nel salvaggio? Sì, sì. Una volta passava sicuramente una 600, che è anche qua una 600, invece quella che è andata bruciata non ha punto, quindi si immagina. Tutti in Italia. Sì, sì. Ecco, quindi vi lascio una traccia, vi lasciamo la parola, vi lascio una traccia. C'è una fila di mattoni qui che è messa di traverso. Che senso ha? È decorativo o è statico? Allora, l'abbiamo trovata e l'abbiamo lasciata, probabilmente indica un livello di lavorazione. Indica un livello di lavorazione più piano, o c'erano i punti di arrivo delle travi, o era semplicemente decorativa. Decorativa. Ma sfrutto questa domanda per farvi notare un'altra cosa. Sopra la tripola, sul lato, se voi guardate, sul lato, alla vostra destra, c'è una maschera, c'è una maschera in terracotta, è un mascherone, un'antefissa, sicuramente non era posizionata là, probabilmente, quasi certamente, fa parte di quei ritrovamenti avvenuti durante i lavori di un certo periodo. Cioè, sarà stata trovata per terra. E che cos'è quell'antefissa? Allora, quell'antefissa è una maschera che veniva posizionata in copertura fra un coppo e l'altro. Cioè, un altro dettaglio, è diciamo romano, etrusco forse anche, quindi proprio antico. Cioè, non venivano mostrati, c'erano i sistemi di grondaia probabilmente in pietra, ma per non mostrare il coppo, lo spazio fra coppa e coppo, c'era una serie di antefisse, forse se fate qualche ricerca storica, antefissa, le trovate, venivano posizionate a decorazione del coronamento del templo. Ma di che epoca è allora? È romana, probabilmente romana, quindi è stata trovata per terra e rimessa come era il sì. Allora, durante gli scavi archeologici, ecco, questo lo vedete nel libretto che vi sta lasciando Marino, durante gli scavi archeologici, allora, ci sono stati scavi prima all'interno, allora c'è un piano, abbiamo detto ci sono c'erano tre piani, il pavimento che era sopra di questo, che è quello che abbiamo trovato, che è stato tolto, e abbiamo trovato questo pavimento che è stato lasciato. Sotto di questo c'è un altro livello, mi pare 30-40 cm, in terra battuta, che era un pavimento vecchio, probabilmente precedente. Ancora più sotto, a circa un metro e dieci, c'è un ulteriore pavimento in terra battuta e sono state trovate le tracce dell'infissione di pali, un vecchio focolare su quest'angolo qua all'interno probabilmente, quindi è una traccia romana quella come infissione di pali, ma la conferma è venuta invece all'esterno. Ho detto che lungo questa aiuola verde c'era la chiesa, che aveva la facciata appoggiata al campanile, cioè era orientata con gli absidi verso oriente, dove c'è il cancello c'erano le tre absidi, se voi trovate una traccia del Sant'Ilario, ma lo vedete anche qui, c'erano le tre absidi che sono state scoperte e trovate, e sotto le fondamenta della chiesa c'erano le tracce di mattoni romani. Anche qui sono, non sono fondamenta romane o non sono state sufficientemente analizzate perché è anche un problema di costi, però sono state riutilizzate, vuol dire che nelle sottofondazioni della chiesa c'erano dei mattoni romani, che sono quei mattoni di dimensioni anche grandi, e le loro caratteristiche hanno portato al periodo romano, che è confermato col sacello trovato nel borgo, quindi
c'era sicuramente una frequentazione romana. Beh, il graticolato è l'esempio più evidente, quindi il graticolato aveva le sue diluizioni anche nel resto del territorio, insomma, ecco. Quindi quelle sono le tracce romane, e poi a Peraga c'erano anche dei cippi igromatici, che sono quelle dei punti di appoggio, sono quasi gli incroci fra cartide e umani, e indicano che sono di pietra, di tachite. Se voi andate al museo archeologico di Padova, al museo Eremitani, ce ne sono molti di questi esempi, come ci sono steli di ritrovamento, insomma, ecco. Ecco, non c'è niente, che c'è qualche barsera in giro, ma di conto non è. Prego. Domanda di curiosità, ma è possibile che durante la costruzione di queste zone residenziali non si sia trovato niente? Allora sicuramente, ma questo anche nella memoria nostra, cioè dove ci sono quegli alberi c'erano altri edifici, c'era una barchessa, c'era una vecchia, un edificio vecchio importante col pozzo. Il pozzo era in un crocevia, perché l'acqua era fondamentale, quindi c'era segnata nella mappa ottocentesca il pozzo, quindi c'erano altri fabbricati. Questi sono demolizioni negli anni 90, forse 80, 90, demoliti e riportati più indietro e alzati, perché non erano così alti. È solo di recente che c'è un'attività di sensibilizzazione di scavo archeologico. Per esempio, continuando sul vialetto che avevamo fatto adesso davanti a Villa Barrisoni, c'era un giardinetto, sono state costruite delle case popolari, e quelle case popolari sono state precedute da scavi archeologici, anche quelle, di cui una, appunto vi dicevo, è il sedime del fiume, il paleoalveo storico. C'erano poi, andando in gradazione, anche le fondamenta, le strutture di una vecchia fornace. Probabilmente hanno associato l'esistenza della fornace alla costruzione del monastero, o comunque al riferimento per la zona, come hanno trovato invece tracce più recenti, perché è una cosa ancora non ben spiegata, ma qua bisogna dirlo agli amici, quelli di via dal fronte, le tracce di trincee della prima guerra mondiale, qua vicino, nel senso che probabilmente era una linea di difesa post Caporetto, per difendere probabilmente Padova, Venezia, insomma. Quindi il terreno è ricco, però appena si mette man sotto, c'è un problema di costi. Io credo che tutti i territori in qualche modo siano ricchi, e dopo sono concentrati in alcuni luoghi piuttosto che in altri, insomma. Anche il castello dei Daperaga, non so gli esiti, però il castello Daperaga a Peraga hanno fatto una campagna archeologica recente molto consistente, però c'è anche un problema, la sezione archeologia è molto, non è incline a diffondere notizie, resta sempre tutto, mentre io sono piuttosto per dirle, perché insomma è giusto, cioè non serve solo fare mostre per dire le cose, ma è giusto diffondere, è giusto sapere anche che c'è una storia, dopo si può utilizzare o no. E a proposito dell'archeologia, dicevo prima, sì, ecco, questo invece era un cortile, lo vedete nel libretto, dove abbiamo trovato invece parecchie sepolture, sì, più o meno importanti, insomma. Poi è sempre un lavoro d'assistenza, si chiamano etnoarcheologi, paleo, etno, archeologici, non so, quelli che studiano anche gli scheletri, la datazione, e dopo ti spiegano, cioè, perché si riferivano probabilmente al 5-600, perché i denti consumai di un certo tipo, perché mangiavano, oppure hanno le ossature deformate, quindi ti dicono anche che lavori facevano in qualche modo, perché dallo scheletro si risale un po' anche all'ambiente. Qualche scheletro non si capiva perché, anche di neonati, non so, o qualche peccato, non so, o qualcosa che non abbiamo studiato. È una cosa affettiva, visto la casa dell'orologio,
che come la colloquiamo? Spiego che mia mamma abitava qua a Vigonza, è nata e abitava in sta casa dell'orologio, che aveva un orologio apparente fuori, e dentro c'era anche il meccanismo per regolarlo, cioè la parte interna, e poi l'hanno demolita perché? Allora, la casa dell'orologio era una memoria storica anche nostra, non lo so la storia, siamo in una strada di collegamento fra Vigonza e Carpane, Vigonza e Carpane vuol dire poi anche sviluppo verso i terreni comunali, sviluppo verso la riviera, verso Stra. Non abbiamo studiato anche perché è scomparsa, però c'è la memoria di questo grandissimo orologio. Non so se fossero i famosi dondi dell'orologio, che sicuramente avevano delle proprietà invece in centro Vigonza, i dondi dell'orologio, però da qui associare è eccessivo, non lo so, però è vero, perché un orologio in centro strada. La parete interna che non era visibile, c'era tutto un meccanismo. Ecco, una cosa che è certa, questo a memoria, sicuramente è stata demolita con l'avvento delle macchine, perché era una curva dove sempre un incidente. Noi quando dovevamo uscire andavamo fuori. Ovviamente la precedenza aveva avuto il sistema meccanico delle macchine, hanno demolito, fabbricato. Si parlava di quel rodaggio industriale.